Una vicenda di cronaca delicatissima sulla quale c'è uno stretto riservo perché collegata ad una storia di presunti abusi sessuali su un minore. La vicenda è legata all'incendio di un'auto avvenuto a Termoli nella notte tra sabato e domenica. Il padre di un minore avrebbe ammesso davanti alle forze dell'ordine di essere stato lui a cospargere di benzina e a dare alle fiamme l'auto di un suo amico che, secondo lui, avrebbe abusato del figlio. Tutto è cominciato nella stessa giornata di sabato, ad ora di pranzo, in un locale di Termoli. Il padre dice di aver notato un atteggiamento nervoso del figlio alla vista del presunto violentatore, che sedeva con loro insieme ad altre persone. Atteggiamento che lo ha insospettito, facendogli chiedere spiegazioni al figlio, il quale a fatica gli avrebbe raccontato quanto subito dall'amico di famiglia, abusi che si sarebbero ripetuti. È in quel momento che il papà riaccompagna il figlio a casa e torna nel locale per aggredire l'uomo. Per placare gli animi è dovuta intervenire la polizia. Purtroppo la rabbia del padre è stata così forte da sfociare in un secondo momento nell'incendio dell'auto del presunto violentatore. Una vicenda delicata sulla quale sta indagando la procura di Larino, con la massima riservatezza per proteggere il più possibile il minore.